È finito il calciomercato della Roma, io aggiungo per fortuna, perché è stato uno strazio. Dovresti essere triste perché comunque ci aspettavano questi colpi che non sono mai arrivati, quindi comunque se fosse stato magari 2 giorni, 3 giorni Ah, prima, dici, insomma, no, arrivavano. visto che mancano degli Sì. elementi, doveva durare un po' di più No, Rudiger. non penso che era un problema di durata, No. purtroppo, no? Credo di no. Mercato che si è chiuso con questo arrivo di Smalling, sicuramente La ciliegina importante. sulla torta è stata. Diciamo, è stata solo la ciliegina perché la torta Allora non non c'è stata. c'era. Sofferto, mancavano dei documenti. Alla fine sembra, insomma, sembra sia tutto ok. Ufficiale l'acquisto di Smalling. È arrivato Kumbulla dietro, ottimo, buono, ottimo innesto. È arrivato Pedro a parametro zero, ottimo acquisto. È arrivato Borja Mayoral, una riserva, diciamo a livello di Kalinic, siamo lì, Sì. non ha dimostrato nulla. E ci sono state tante cessioni minori, perché andavano via Kalinic, Under, Kluivert, Perotti, Schick e Florenzi che non erano in rosa. È tornato Karsdorp. Questo per me è un mercato insufficiente e il voto lo abbiamo pensato prima ed è 5,5. 5,5 sicuramente è un'insufficienza piena per quanto riguarda la Roma, per quanto riguarda la nuova dirigenza della Roma, che insomma Soprattutto, ci si si aspettava presentava qualcosa di con. più. C'è anche da dire che probabilmente l'obiettivo della Roma è stato più che altro abbassare il monte ingaggio Sì, in parte ci è riuscita, ho letto. troppo alto della squadra, della società, e quindi comunque. Probabilmente una nuova proprietà che si è introdotta, che per la, insomma, quest'anno, da quest'anno ha voluto probabilmente incominciare a mettere le basi magari per la prossima stagione, incominciando ad alleggerire un monte ingaggio che era veramente troppo alto. Quindi si è liberata di ingaggi pesanti, di giocatori Poco rispetto poco funzionali ormai. funzionale, soprattutto rispetto a quanto prendevano. Sì. E ha puntato comunque numericamente ci lascia perplesso Sì, perché ora andiamo un comunque po' nel ci dettaglio. lascia, però Sì. comunque ha puntato magari su gente alternato gente di esperienza presa a parametro zero con gente di qualità, vedi Kumbulla Pagato. pagata tanto che però insomma, potrebbe essere il futuro di questa società. Ma diciamo che gli acquisti che sono arrivati, Smalling, Kumbulla e Pedro, sono ottimi, perché a livello di giocatori di qualità sono ottimi. Quello è, il mio rammarico è che a livello quantitativo la Roma in dei ruoli è molto corta e in dei ruoli ha addirittura un'abbondanza ma con giocatori scarsi. Andiamo nel dettaglio. In porta al momento il titolare è Mirante, il secondo portiere di 37 anni, perché Paul Lopez non è più Non è più un presentabile. portiere. Non è più un portiere, ha cambiato lavoro e questo devo dire è un errore del mercato della Roma, perché se il tuo primo portiere non è più presentabile, in qualche modo devi intervenire, perché Mirante poi è soggetto a molti infortuni, spesso sta fuori all'età, quindi secondo me questa è una mancanza del mercato della Roma. In difesa, quattro sono ottimi, Smalling, Ibañez, Mancini e Kumbulla, però giocando a tre almeno un altro di livello ne serviva, perché il quinto e il sesto è Fazio e Juan Jesus, che tu hai provato a regalare, a prestare, a vendere a tutti. E insomma, in E che Europa. spesso e volentieri ha preferito abbassare Cristante, Cristante invece di esatto. metterli. Ed è tutto dire, insomma, è tutto dire. A centrocampo, devo dire che nel reparto centrale tra Veretout, Diawara, Pellegrini, Cristante, bene o male ci sta, può andare bene per il nostro livello. A sinistra Spinazzola è ottimo, ma è molto fragile. La riserva è Calafiori, uno che ha una presenza, due in Serie A. Troppo poco, serviva una certezza in più lì. Magari anche un, non so, da aggiungerci, non so, un parametro zero, magari la Samoa che sta bene, uno di questo livello che magari può darti quell'esperienza in più. A destra, Vabbè, per Asamoah c'è sempre tempo perché si è svincolato, sì, quindi. però è sempre rotto adesso, quindi ecco, ho fatto un esempio un po' per la tipologia di giocatore. A destra Santon, Karsdorp e Bruno Pérez. Si commenta da solo, ci sono poche parole da aggiungere. Esatto, lì a questo punto ti tenevi Florenzi, che magari giocando a tre dietro ha meno compiti difensivi e meglio di questi alla fine, cioè purtroppo. Purtroppo sì. Purtroppo. Sulla tre quarti Pedro e Mkhitaryan, i titolari, vanno più che bene, ma hanno comunque 33 e 31 anni. È rimasto Dzeko. Dietro c'è Carles Perez,
e basta alla fine. E Pellegrini spostato un po' più avanti, quindi anche lì forse un po' corti, ma va bene, possiamo soprassedere. Davanti però c'è un problema, perché è rimasto Dzeko, ma è rimasto un Dzeko che tocca vedere con quale testa è rimasto dopo l'ennesima Non sembra cessione. essere con la testa più giusta, vedendo le prime due Perché partite. comunque era stato ceduto al Chelsea, poi ci hanno ripensato, era stato ceduto all'Inter, poi ci hanno ripensato, era stato ceduto alla E Juve. poi io mi sembra che abbia deciso di prendere un Sì, altro. anche perché la Roma non riusciva a sbloccare Milik e quindi la catena. Quindi devo dire che Dzeko 34 anni, sì, può andare bene, però come è rimasto? Chi è la riserva? Borja Mayoral. Uno che non faceva la differenza nemmeno a Levante, ha fatto 11 gol in 60 partite circa. Sembra È troppo troppo poco per una squadra che vuole arrivare quarta e deve competere con Atalanta, con l'Inter, col Milan, con Napoli, con la stessa Lazio, che comunque poco. davanti a Certo. Immobile, Caicedo, Correa e Muriqi, comunque 4 ce li ha. Sì. Tu hai Dzeko, che è uno che non sembra così forte, poi speriamo ovviamente che in campo in Italia possa far meglio di quello che ha fatto a Levante, però per noi è un mercato, questo sì, almeno per me è insufficiente. Insufficiente anche per me. Siamo d'accordo, questa volta siamo d'accordo, non diamo un doppio pronostico questa volta, ma il voto è univoco, 5,5. Ovviamente a gennaio c'è la possibilità di intervenire, comunque manca poco perché mancano appena 2 mesi. Di correggersi. Magari arriverà Milik, magari arriverà Shaarawy, magari qualcosa si può fare. Vediamo un po'. Vediamo a gennaio cosa accadrà. Al momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento con tantissimi nuovi video, come sempre, qui sul nostro canale YouTube. Ciao Ciao. amici, ciao!